SIGEP 2018, siamo allo stand della torrefazione Caffè Trucillo S.P.A., una torrefazione salernitana che nasce molti anni fa, siamo alla terza generazione e qui con me c'è Antonia Trucillo, responsabile marketing. Buongiorno Antonia, benvenuta dinanzi ai microfoni di Oreca TV.it. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Raccontiamo brevemente quella che è la storia di Trucillo, di Caffè Trucillo S.P.A. Sì, Caffè Trucillo S.P.A. nasce nel 1950 sul porto di Salerno, in Campania. La nostra è un'azienda locale che appunto è in Campania, situata in Campania, con una grande propensione all'estero, all'internazionalizzazione. Antonia, voi siete attivi da 70 anni, siete la terza generazione. Coprite un'area territoriale in modo molto capillare, quella della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria. E della Calabria, ma siete anche molto presenti a macchia di leopardo con piccoli puntini sulla cartina dello stivale, delle bandierine sullo stivale, sulla zona di Roma, Bergamo, Brescia, Milano, un po' ecco, a macchia d'olio cerchiamo di dare il nostro supporto. Principalmente è si basa su un modello di business quale prodotto, qualità, quindi caffè, qualità della materia prima, e una grande leva su cui facciamo forza da esattamente 20 anni, perché oggi l'Accademia Trucillo compie 20 anni, è il nostro fiore all'occhiello e la formazione su cui puntiamo. Ecco, parlaci allora della formazione. Voi avete un'area di 500 metri quadri nello stabilimento, da ben 8.000 metri quadrati interamente dedicati alla formazione. Cosa c'è in questi 500 metri quadrati? Cosa c'è da sapere? Questa nuova azienda, questo nuovo stabilimento, il quarto, dedica alla formazione un ampio spazio. L'Accademia, quindi 7 postazioni con macchine espresso per i corsisti, per affrontare un percorso didattico di 10-12 corsi, dai corsi sul barista base, barista avanzato, la latte art, il brewing, l'analisi sensoriale, l'assaggio dell'espresso, il cupping alla brasiliana. Abbiamo un'ampia gamma. Io oggi sono trainer dell'azienda, ma noi anche collaboriamo con diversi professionisti del settore. Come le dicevo, in questi 500 metri quadrati abbiamo anche abbiamo il coffee lounge, il coffee lab, quindi laboratorio controllo qualità, e dove ospitiamo i nostri clienti, i nostri amici. È un po' un mondo per parlare, un modo per parlare di caffè, di cultura sul caffè. Infatti, anche ai consumatori, immagino. Ai consumatori finali, agli appassionati, c'è un corso che tengo io di 4 ore molto semplice sui coffee lovers, questi famosi coffee lovers che oggi vengono definiti così, che sono i semplici appassionati di caffè, i bevitori di caffè da sempre, che anche vogliono dare anche loro a noi un consiglio, un suggerimento, quello che realmente pensano sulla materia. Quindi è un'ampia... è un dare e avere, un dialogo, una comunicazione sul caffè come materia. E allora Antonia, intanto voi siete presenti non solo nell'Oreca ma anche nel canale retail e nel canale vending, con l'offerta di cialde, capsule e Nespresso, compatibili Nespresso, compatibili Lavazza, a modo mio, e con le cialde ESE. E nella linea retail, quindi con tutta la gamma del chilo in grani, del mezzo chilo in grani, della mattonella, la classica mattonella 250 grammi macinato. Voi siete presenti spesso in fiere di settore, manifestazioni che si tengono a Milano, oggi a Rimini, al SIGEP e nel mondo. Qual è la fiera ideale? Il SIGEP? Il SIGEP è una bella fiera che sta prendendo sempre più piede a livello caffè.
mi ricordo che i primi tempi si parlava sempre il caffè non è considerato, il caffè è messo un po' più in disparte. Oggi devo dire che il SIGEP ci dà grandi soddisfazioni perché l'area del caffè è sempre più ampliata, sempre più spazio e persone interessate davvero. Quindi SIGEP è una bella fiera. Ovviamente c'è Host, che è una fiera di settore importantissima a livello caffè. È la fiera regina del caffè. E nel mondo noi saremo presenti tra un mese al Gulf Food di Dubai, perché siamo presenti in tutta quell'area del Middle East. Saremo presenti a marzo all'Hotel X a Shanghai, perché siamo molto presenti in Cina. In Canada siamo molto presenti e saremo alla fiera di settore del caffè, di tutte le attrezzature, macchine, gelato. Quindi diciamo che l'export per noi è veramente, l'internazionalizzazione è veramente una fetta importante della nostra azienda, e ci vede quasi più fuori che dentro. Ci dobbiamo dividere, ecco, nel mondo. Beh, d'altra parte la Trucil S.p.A. occupa il 52% del fatturato destinandolo proprio all'estero. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte e che per la prima volta sentono parlare di Trucil, o magari hanno già sentito parlare di Trucil, o magari lo hanno assaggiato e oggi sono un tantino più convinti per pensare di contattarvi, qual è la casella di posta elettronica a cui possono scrivere per avere maggiori informazioni e magari mettere le basi per un rapporto commerciale? Sicuramente la nostra casella di posta elettronica è info@trucillo.it. Semplicissima. Semplicissimo. E allora grazie Antonia, saluta gli amici di Oreca TV. Grazie a tutti, grazie. Grazie a te. Buona continuazione. Grazie, noi infatti continuiamo, non prima di aver bevuto un caffè che Antonia Trucillo ha detto ve lo offro, e noi abbiamo detto no, facciamo prima l'intervista e poi lo assaggiamo. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. Noi continuiamo, non andate via.